Amici carissimi, ben trovati ancora una volta con Manfredonia TV, con Piazza del Popolo. Questa volta è Piazza del Popolo in rete, come nelle precedenti puntate. Sappiamo benissimo, come già detto in tante altre occasioni, che Piazza del Popolo è una vetrina sulla città, è un programma che prevede interviste a uomini della città, a donne della città, coloro che in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera rendono importante la nostra Manfredonia. Abbiamo intervistato nel passato soprattutto esponenti politici, però non abbiamo evitato di intervistare esponenti della cultura. Quest'oggi è bella la presenza di un nostro carissimo amico, perché si tratta di un giornalista, si tratta di un giornalista pubblicista, si tratta di uno scrittore locale, di un uomo che ha dato tanto a Manfredonia. Si tratta del nostro amico Matteo Borgia, che proprio in questi giorni è riuscito a sfornare una delle sue belle opere. Ed è questa, Le ghirbe di Moneden, però sarà lui a parlarne, sarà lui a descriverci tutto quello che è stato scritto in questo bel romanzo, del quale ho avuto l'occasione di leggere già le prime righe e le prime battute, e vi posso garantire che si tratta di uno scritto, di un romanzo davvero ben amalgamato, che poi tra l'altro è interessante soprattutto nel prosieguo della lettura. È una di quelle cose, uno di quei romanzi che ti prende. Ciao Matteo, ben trovato. Un saluto a tutti quanti quelli che ci seguono e a te, Vincenzo. Matteo Borgia, giornalista sportivo, è stato per tanti anni interessato alle vicende del Manfredonia Calcio. Con lui abbiamo anche condiviso, oltre che le proprie passioni, la passione mia, la passione sua per il Manfredonia, anche in parte per una bella stagione, l'avventura dello Sportivo, che è stato un bellissimo quindicinale che veniva pubblicato in occasione delle gare interne del Manfredonia. Poi la precedente esperienza con la Grande Provincia. Come vedi, Matteo, posso raccontarne, oltre che il nostro bel rapporto di amicizia che dura da tantissimi anni. Matteo, che cosa ci dici di questo bel romanzo che, come ho detto, ho avuto l'occasione di iniziare a leggere le prime pagine e davvero mi ha preso. Infatti continuerò a leggerlo proprio stasera per completare in bellezza questa giornata. È un romanzo, una storia, io dico di vita, perché nel romanzo più si racconta l'amore. L'amore è una componente essenziale della vita. Due ragazzi che si incontrano e hanno questo viaggio, questo lungo viaggio che si snoda attraverso più di 50 anni. È un romanzo che ha, diciamo, caratteristiche un po' particolari. Non si può classificare precisamente come hai detto tu, perché dentro c'ha tantissime componenti, però non vorrei spoilerare troppo, perché chiaramente vorrei che il libro lo leggessero e il giudizio lo dessero i miei lettori. Benissimo, e allora andiamo a parlare un pochettino di questo libro, ovviamente non della trama, ma quantomeno delle ragioni che ti hanno portato a scrivere questo bel romanzo. Mi ricordo un po' Anna e Marco, la canzone di Lucio Dalla, perché c'è un Marco e c'è una Marie, che sono i due protagonisti, due giovani che condividono
una bella esperienza d'amore e poi sono costretti ad affrontare quelle che sono le problematiche della vita, per quanto abbiano una certa agiatezza economica, ma comunque anche loro provengono da un passato di sofferenza o comunque di disagio. Molti ti avranno chiesto cosa ha ispirato il romanzo. Io invece sono certo che ci sia più di una cosa che ti ha ispirato in questo romanzo. Soprattutto c'è un chi, ovviamente. E, siccome nel romanzo si parla d'amore, è ovvio che la persona che mi ha ispirato più di tutti è mia moglie, la bella compagna mia, come si direbbe nella nostra bella città. Chiaro, non ti nascondo che il rapporto con mia moglie, cioè io ho conosciuto mia moglie poco prima di partire per il servizio di leva. Allora non c'erano i telefonini come adesso, c'erano i telefoni a gettoni, bisognava procurarsi i gettoni e poi ti salassava il telefono. Allora, nei lunghi periodi che stavo sulla nave, perché io ero imbarcato, scrivevo dei pizzini, dei fogliettini, i fogli d'ordine, era l'unica carta che avevo disponibile lì sulla nave, scrivevo le cose belle per mia moglie. Molti pensieri che poi ho trasferito nel romanzo, pensieri d'amore, chiaramente alcuni appartengono alla mia intimità e non sono stato capace di metterli in piazza, come si dice. Però molti pensieri d'amore che ci sono in quel romanzo sono pensieri che ho avuto per mia moglie, per la mia compagna. La ghirba, parli molto spesso della ghirba in questo romanzo, che poi, come tu stesso hai accennato, non è altri che una metafora della vita, in cui i due protagonisti si avvicendano in un periodo, in un percorso di vita che è molto importante, che poi è il percorso di tanti giovani che conosciamo e si affacciano alla vita. Perché la ghirba e perché questa metafora? Sì, la ghirba, innanzitutto io ce l'ho qui una ghirba, ecco, Che bello! spero che si possa vedere, venga inquadrata. Non è altro che un contenitore per l'acqua, di quelli che si usano nel deserto. E ha una caratteristica peculiare, è fatta di pelle di animali, tant'è che nel linguaggio militaresco è sinonimo proprio di pelle intesa come vita, cioè salvare la ghirba, salvare la pelle, è un sinonimo, soprattutto nella campagna d'Africa, fu usato questo termine, perché la ghirba conteneva l'acqua, nel deserto senza acqua si muore, ecco perché la ghirba diventa sinonimo di vita. Ed è una metafora, come ti ho detto, della vita dei due protagonisti, perché la ghirba non ha una sua forma, non ha una sua consistenza, vedete, si può appallottolare, però quando si riempie prende forma e prende consistenza. La metafora è appunto la vita dei due protagonisti che si riempie. Di che cosa si riempie? Si riempie d'amore, che poi è in qualche maniera il significato finale, se vogliamo, la morale finale di questo romanzo. Noi per vivere abbiamo bisogno di amare, abbiamo bisogno di amore. Nel romanzo c'è questo Moneden, che è l'altro pezzo del titolo, una sorta di paradiso, un luogo inventato in cui si svolgevano tutte quante le favole che la bisnonna della protagonista, Marie, le raccontava perché la voleva distogliere da una realtà che era un po' problematica per questa bambina vissuta senza i genitori. E quindi Marie acquisisce questa abitudine di raccontare le storie, che poi è un'abitudine che abbiamo tutti quanti, insomma, fa parte della nostra cultura, fa parte della nostra tradizione, forse perché fa parte anche del Vangelo. Gesù parlava con le parabole, no? E quindi noi
abbiamo acquisito questo modo. Tanti modi di dire, anche nel nostro dialetto, traggono proprio il loro significato da delle storielle popolari. Questa ragazza, quando deve dire al suo partner, al suo marito, che vuole un figlio, usa la metafora proprio della ghirba. Dice: la nostra ghirba è ormai ricolma d'amore, è il momento di riempire una nuova ghirba. Che poi tutta la vicenda del romanzo, diciamo, si svolge attraverso questa ricerca di un figlio. Un figlio, però proprio parlando della ghirba, e adesso mi viene un'altra domanda perché è un collegamento. Dicevi, la ghirba è una borraccia del deserto fatta di pelle d'animale, quindi il deserto porta automaticamente a pensare a una vita nomade che è la caratteristica anche dei due protagonisti che viaggiano tantissimo. Sì, il viaggio è un po', il viaggio anche come metafora è un po' il filo conduttore di tutto quanto il romanzo. Un romanzo che comincia proprio con un viaggio, perché i due si conoscono durante uno di quelli che oggi chiameremmo viaggi di istruzione, una gita scolastica sul lago di Como, e poi prosegue proprio di viaggio in viaggio e si concluderà con proprio un ultimo viaggio, un viaggio della speranza. Io adesso non, ecco, mi costringe anche a dire qualcosa che, ecco, diciamo, il finale è un finale che trascende un po' il tempo del romanzo, questo lo possiamo dire, e quindi ci sarà un viaggio anche oltre il tempo del romanzo. Quindi aspettatevi anche un colpo di scena finale, leggetelo fino alla fine. Però ecco, dicevo, proprio questo viaggiare continuo è un po' una metafora, ma anche una caratteristica, un filo conduttore di tutto il romanzo. Quindi è un romanzo che davvero va letto con interesse, ma va letto, come si suol dire, tutto d'un fiato. Romanzo prende a spunto il tema delle adozioni. E tu vieni da una famiglia che è ben ampia, numerosa, e come ti è venuto in mente questo romanzo, quando poi vieni da una famiglia in cui non c'è stato bisogno di adozioni per essere in tanti, per essere numerosi. Tu mi costringi a raccontare una storia vera, una storia che mi riguarda direttamente. Io avevo un bisnonno, il padre di mia nonna materna. Aveva lo stesso ciuffo che ho io l'ho ereditato da lui. Lui rimase vedovo molto giovane. Aveva quattro figli. Sposò una vedova, perché allora succedeva. I vedovi si risposavano con altre vedove, non c'era il divorzio, quindi era l'unico modo per risposarsi. Questa vedova aveva altri quattro figli, quindi i quattro figli più altri quattro figli sono otto. Insieme hanno avuto altri tre figli e siamo arrivati a 11. Bene, questo mio bisnonno andò agli orfanelli, allora c'era l'orfanotrofio, anzi, veramente era un brefotrofio perché c'erano anche tantissimi bambini che venivano lasciati, perché allora si era a cavallo tra le due guerre, c'era molta fame, molta miseria, c'erano tanti bambini che venivano lasciati alle istituzioni di carità, tanto che Esposto, Esposito, o degli Esposti nel Nord Italia, un cognome diffusissimo. Lui andò al brefotrofio e andò ad adottare un altro bambino, cioè quindi 11 figli naturali più uno adottato. Questa storia, parlarne oggi, ha dell'incredibile, è una storia vera. Io non voglio mitizzare adesso la figura del mio bisnonno, così, giusto per ritornare a queste figure che ci sono anche nel romanzo. Però io, perché allora i figli si facevano anche perché dovevano aiutare la famiglia, bisogna dirlo. Però questa vicenda mi ha molto segnato. Io da piccolo pensavo: quando sarò grande vorrò avere tanti figli, una squadra di palloni di figli, però devo andare pure io a prendere un bambino all'orfanotrofio, devo adottare pure io un bambino. Poi sono diventato segretario della Camera del Lavoro.
segretario della Camera del Lavoro, da noi è una sorta di confessore laico. La gente viene non solo per i problemi del lavoro, viene e ti racconta i problemi del figlio che sta magari all'università e ci ha avuto un problema. La figlia che si deve sposare non sanno come devono fare, quindi vengono a chiedere consigli. E lì ho avuto il battesimo del fuoco, ho avuto una prima storia che riguardava non un'adozione, ma un affidamento di una coppia che aveva avuto per 8 anni un figlio in affidamento, madre tossicodipendente, padre aveva avuto una condanna a 20 anni per un omicidio, e quindi loro avevano avuto questo figlio in affidamento. Dopo 8 anni il padre è uscito dal carcere, ha cominciato a chiedere soldi a questa famiglia, finché questa famiglia poi, siccome lei ha perso il lavoro, non ce la faceva più a dare soldi, è venuta, dice noi ci troviamo in difficoltà, e loro ad un certo punto si trovarono i servizi sociali, il padre di questo bambino non era di Manfredonia, era del Basso Tavolieri, i servizi sociali del comune del padre biologico del bambino praticamente si misero in mezzo e il bambino praticamente gli fu tolto, anche perché lei nel frattempo aveva perso il lavoro, lui aveva un lavoro precario, che era muratore, e quindi dopo 8 anni di un bambino in affidamento, loro cominciarono un calvario per cui il bambino l'hanno rivisto praticamente quando è diventato maggiorenne. Adesso si sono trasferiti al nord Italia, vivono, hanno avuto una bellissima storia, il figlio si è sposato, è tornato ad abitare con i genitori affidatari. È stata diciamo, la prima esperienza di quella che è l'odissea che devono vivere i genitori quando fanno una domanda di adozione e una domanda di affidamento. Poi ho seguito anche pratiche proprio di adozione, sia nel sindacato sia stando nelle istituzioni, e tutte quante queste storie avevano sempre questo comune denominatore: la sofferenza, la difficoltà, la burocrazia, tempi che si allungavano, questioni a volte non lo so. E questo chiaramente io a un certo punto ho sentito il bisogno di portarlo in una storia. Quindi ecco che il romanzo, che è un romanzo d'amore, però è anche un romanzo di denuncia di una situazione che purtroppo riguarda tantissime persone e tantissime famiglie. Beh, è chiaro che proprio perché si tratta di una denuncia potrebbe essere preso ad esempio, non solo come romanzo, ma ovviamente come storia per mettere in evidenza questa problematica, Matteo. Beh, diciamo che io non l'ho fatto con questo scopo, anche se non ti nascondo che ho fatto leggere il libro prima di pubblicarlo, siccome c'erano molte storie che sono sicuro chi ha vissuto con me queste esperienze avrebbe riconosciuto, ho fatto leggere il libro a persone che avevano vissuto esperienze simili. Molte persone si sono riconosciute in quelle storie. Anche in pezzi che erano assolutamente inventati, perché ci sono chiaramente, le storie sono tutte quante romanzate, sono tutte quante inventate, quelle che sono riportate nel libro, non c'è niente di vero. C'è la trasposizione di queste mie esperienze, del sentimento che io ho provato in quelle esperienze, però molta gente si è riconosciuta e qualcuno addirittura ha detto: ma questo libro noi lo dobbiamo usare come un manifesto. Ecco, io chiaramente non era quella la mia intenzione, tant'è che poi c'è una seconda parte del romanzo che è di pura fantascienza, ecco, lo possiamo dire tranquillamente. C'è una seconda parte che si svolge nel futuro che è di fantascienza. Se avessi avuto quell'intenzione, probabilmente avrei evitato quella seconda parte, però ecco, non. Chiaramente noi scriviamo perché vogliamo invitare ad una riflessione comune e collettiva. Se da questa riflessione può scaturire qualcosa di buono, può scaturire qualcosa di positivo, ben venga. Ecco, leggevo che questo libro nasce, tra l'altro, dalla unione di due racconti, che erano stati scritti
con motivazioni diverse. Poi è venuta fuori questa idea del romanzo. In realtà io non avevo scritto un romanzo, avevo scritto due diverse sceneggiature, perché c'è stato un periodo in cui mi ero appassionato molto alla scrittura di sceneggiature. Sì, voglio ricordare, visto che ne approfitto per interromperti un attimo, che sei stato anche, oltre che scrittore di sceneggiature, sei stato premiato al premio Corto e Cultura per una sceneggiatura molto bella che facesti, che scrivesti, che è Umiz Prevt, e che del quale se ne è parlato tanto, anche sì, ultimamente. È stata, diciamo, l'opera di esordio. Non è la prima opera che ho scritto, ma è stata la prima che ho pubblicato, la commedia Umiz Prevt, da cui è stato tratto un film diretto da Vincenzo Totaro, che ha vinto nel 2010 i Bollenti Spiriti, il programma della Regione Puglia. E poi nell'ambito del premio Corto e Cultura, che saluto tutti gli amici, ovviamente approfitto un po' di questo mezzo per salutare tutti gli amici di Manfredonia, fu premiato anche per la sceneggiatura. E proprio a seguito di quel premio cominciai a scrivere delle sceneggiature. Infatti devo dire che chi ha letto il libro ha detto: ma sai che mi sembra certe volte di vivere un film mentre leggo quel libro? Probabilmente dipende proprio dal fatto che è stato pensato inizialmente proprio per una sceneggiatura. Poi erano due sceneggiature distinte, le ho messe insieme, ne ho fatto un romanzo, perché durante il periodo del Covid era più semplice con un romanzo arrivare nelle case della gente e dare anche l'opportunità di trascorrere il tempo con un po' anche di svago. Ecco. Matteo, il protagonista Marco, nell'occasione di uno dei primi incontri con quella che sarà la sua futura compagna, dice che è importante non bagnarsi alla prima acqua. È una frase idiomatica che serve anche a intendere tante altre cose, però mi ha incuriosito questo, perché permette poi a chiunque di incuriosirsi verso questa bellissima pubblicazione. Sì, diciamo che qui ho colto una lezione di scrittura del compianto Montalbano, inarrivabile per carità, il quale diceva che non bisogna disdegnare di usare le frasi gergali. Anche nel romanzo ci sono anche tanti personaggi che parlano così come mangiano, ecco. Questa frase gergale è molto usata, diciamo, nel Mezzogiorno d'Italia. Anche nelle zone della Calabria, dove sono stato tante volte e dove ha origine la famiglia del protagonista Marco. Perché? Perché quella della sessualità è un po' un tabù che in qualche maniera ha influito sulla crescita e poi anche sullo sviluppo della vita di Marco, e anche indirettamente poi è stato uno dei motivi per cui i due si sono conosciuti e si sono incontrati e amati e hanno avuto quella magnifica storia d'amore che poi è descritta nel romanzo. Sì, che poi tra l'altro è una bella storia, cioè incontrarsi 10 anni dopo per puro caso, perché il protagonista arriva in una città dove poi ricorda di avere una cartolina fra le sue cose e va a cercare l'indirizzo della futura sua amata. Però non dico altro, perché altrimenti rischio di non fare acquistare questo libro, che invece è molto molto bello. Nell'epigrafe del libro c'è un brano di una canzone di Pino Daniele, del compianto Pino Daniele, quando dice: chi vuole un figlio non insiste. Dunque, sbagliano secondo te i protagonisti del romanzo a insistere nel voler avere un figlio?
No, non sbagliano. Cioè, io questa frase va interpretata anche alla luce della frase che precede. La frase dice: è il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non insiste. Quindi io la metto in relazione al paradiso. Sarebbe bello avere ancora Pino Daniele e chiedere a lui direttamente cosa volesse dire con quella frase. Ho provato anche a fare una ricerca per vedere se c'era una sua interpretazione diretta, non l'ho trovata. Io la interpreto a questa maniera: chi crede nel paradiso non ha bisogno di insistere per fare un figlio. Oggi purtroppo si fanno sempre meno figli, soprattutto i ragazzi fanno sempre meno figli. Perché? Perché i ragazzi non hanno l'idea della morte, e quindi non hanno problemi, vivono la vita in maniera anche molto edonistica. Chiaramente ci sono tante eccezioni, chiaramente non bisogna generalizzare, però ecco, questo è un problema di carattere generale. L'idea di fare i figli viene sempre più tardi perché arriva con l'acquisizione della finitezza dell'esistenza. Cioè, quando uno si accorge che la vita finirà, allora si pensa a porre rimedio. Ed ecco che allora le chiese si riempiono di persone che sono sempre più anziane, perché c'è chi si butta sulla fede e c'è chi invece pensa di continuare la propria esistenza facendo un figlio. Un figlio, e questo credo sia il messaggio del libro, si può fare per tanti motivi, si può fare comunque un atto d'amore. Può essere un atto d'amore verso se stessi, che è puro egoismo, perché si pensa che a quella maniera col DNA si prolunghi la vita oltre la propria esistenza, verso il proprio partner, che è anche un modo, diciamo, più raffinato, ma sempre di egoismo, perché il partner è il completamento di se stesso e quindi comunque anche quello diventa un atto di egoismo, anche se più raffinato. Poi può essere un atto d'amore verso il Padre Eterno, qui andiamo comunque nella sublimazione. Può essere un atto d'amore verso la specie umana, verso l'umanità, e lì diciamo anche perché chiaramente facendo un figlio si dà modo all'intera umanità di andare avanti, di progredire. Io credo che fare un figlio debba essere un atto d'amore innanzitutto nei confronti di chi nasce, del nascituro. E in questo senso bisogna recuperare lo spirito di quel bisnonno che, avendo 11 figli propri, va nel brefotrofio, nell'orfanotrofio, e va a prendere un altro bambino. Ecco, in questo senso, legato a quell'epigrafe, i figli andrebbero fatti con quello spirito. Cioè, c'è una bellissima storia che viene raccontata normalmente al catechismo di quelli che fanno delle giovani coppie, no? Ricordatevi che i figli non sono vostri, vi vengono affidati, voi ne dovete avere cura, ma non sono vostri. Ecco, un figlio non è una cosa tua, tu lo devi solamente amare, è la cosa più bella. Se tu riesci, quando fai un figlio, ad avere quello spirito: ho 11 figli e vado a prenderne un altro, allora è un atto d'amore verso chi nasce. E quindi, in questo senso, chi ha questo spirito non diventa un'ossessione quella di fare un figlio. 11 figli e vado a prenderne un altro. Ma Anna e Marco sono ricchi, molto ricchi, e invece se lo vanno a Marco e Maria. comperare. Ah, è Marco e Marie. Peccato che, infatti, ho sempre in mente la canzone di Lucio Dalla. Marco e Marie, invece lo comprano un figlio. No, non lo comprano un figlio, cioè O comunque spendono tanti spendono soldi per tanti soldi. Ecco, poter. è una iperbole, se mi consenti. Cioè, loro, l'ultima cosa che vogliono fare è comprare un figlio. Anzi, proprio non lo vorrebbero dovendolo comprare. E dopo i primi fallimenti, loro si fanno prendere dei sensi di colpa perché qualcuno gli dice: guarda che tu, se vuoi risolvere i problemi in Italia, devi cominciare a dare qualche mazzetta. E quindi loro cominciano a diciamo, oliare qualche ruota, per usare un eufemismo molto brutto, per cercare di agevolare queste pratiche. Purtroppo questa è una realtà. Ci sono tantissime persone, io ho avuto proprio esperienze dirette, pratiche che ho seguite, di gente che ha speso tutto quanto quello che aveva per cercare di arrivare ad avere un figlio, e poi alla fine sono rimasti con la carrozzina vuota, insomma, perché
Da questo punto di vista è anche una denuncia, Ma perché questo libro. secondo te è così difficile poter ottenere un'adozione, Matteo? Beh, c'è un fatto che viene citato anche nel romanzo. Questa fu una frase che fu detta da un giudice di un tribunale dei minori, proprio in una causa che ho seguito di un'adozione. L'ordinamento si preoccupa prima di tutto del minore, si deve preoccupare prima di tutto del minore, del bambino, e quindi non guarda in faccia a nessuno. Purtroppo, in Italia è difficile poi tradurre, praticamente, quelli che sono i dettati dell'ordinamento. E tutto si è tradotto, scusami la ripetizione, in una serie di meccanismi burocratici talmente complicati. Parliamo delle adozioni nazionali, poi non ne parliamo di quelle internazionali. Io ho visto proprio gente umiliata, umiliata, dover fare le analisi del sangue, le ispezioni in casa per vedere se avevano i metri quadri adatti, l'analisi dei conti correnti per vedere se c'è. Chiaro che il fine è nobile, è importante, bisogna tutelare il bambino, bisogna tutelare l'interesse del minore, però credo che un allentamento, infatti ci sono stati anche dei governi nel passato che su questa questione qua hanno costruito le loro fortune. Un sistema che agevoli in qualche maniera andrebbe nell'interesse dei bambini, perché i bambini sono gli orfanotrofi e i brefotrofi e le istituzioni e le case famiglie, sono pieni di bambini che potrebbero essere molto più felici vivendo in altre famiglie, invece non possono uscire da lì perché c'è questo meccanismo burocratico che complica tanto la vita. Matteo, siamo in conclusione, di questa intervista molto interessante. Tu sei stato sindacalista, hai fatto politica, sei stato anche un amministratore della città di Manfredonia in qualità di assessore al bilancio. La politica ti ha dato anche tanto, qualche bella soddisfazione l'hai avuta. E invece adesso ti sei dedicato un po' di più alla scrittura. Che stai facendo? Stai fuggendo dalla politica? Intanto anche la commedia Un mese breve aveva degli aspetti socio-politici trattati insieme alle tresche amorose, poi d'accordo. E questo romanzo comunque ha un suo, diciamo, una sua parte di denuncia che in qualche maniera ha pure un qualcosa di politico, molto tra virgolette, perché credo che la questione delle adozioni è una questione che sia sentita da tutte le parti. Però voglio dire, si parla di amore in questo romanzo. L'amore fa parte di quella categoria delle passioni, dei pathos, i sentimenti, no? Come l'amore, la politica, anche il tifo perché tu hai citato prima il Manfredonia Calcio, è quella categoria, i sentimenti che ci fanno pure vivere meglio. Io trovo molta affinità tra l'amore e la politica, quella con la P maiuscola, quella per la quale noi abbiamo dato tanto, anche se magari da sponde diverse. Noi crediamo nella politica come qualcosa al servizio di tutti. E da questo punto di vista, appunto, c'è una grandissima affinità tra l'amore, che è poi il messaggio cardine di questo romanzo, e la politica. Quindi, secondo me, non è un modo per evadere, ma anzi è un modo per abbracciarla in maniera piena, perché poi la politica si dovrebbe interessare di che cosa, se non della vita delle persone. E se la vita delle persone deve essere piena di questo sentimento, che è l'amore, e allora le cose necessariamente si devono intrecciare. Le ghirbe di Moneden, è davvero un bel romanzo scritto da Matteo Borgia. Io credo che occorre dire come procurarselo questo
romanzo, perché è molto importante anche questo, no? Il romanzo è disponibile sulla piattaforma digitale di Amazon sia nella versione cartacea che nella versione Kindle, nella versione digitale, che poi può essere letta su qualsiasi computer. Per cui in questi periodi in cui le poste magari funzionano un po' a rilento, è facilissimo, con un clic si scarica il libro ed è subito disponibile, si può subito cominciare a leggere. Naturalmente io aspetto anche le vostre critiche, le vostre osservazioni, sono a disposizione di tutto. Mi piacerebbe anche interloquire per cercare di capire, di avere un feedback e anche di condividere, ecco, questi argomenti che ho trattato all'interno del romanzo, perché credo che siano questioni sentite da tutti. Matteo Borgia, grazie della bella intervista che abbiamo fatto. Io invito davvero tutti a guardarlo con attenzione e a farci un bel pensierino, perché è davvero qualcosa che merita di essere letta. Le ghirbe di Monedendi e Matteo Borgia. Grazie ancora a Matteo Borgia per questa presenza Grazie a voi. e ovviamente rinnoviamo l'appuntamento con gli amici di Piazza del Popolo alla prossima occasione. Grazie.